Cristo. Oggi delle considerazioni molto, molto brevi su quanto stiamo celebrando insieme. Dal 1876 che Teresa Manganiello ha lasciato questo mondo per tornare nella casa del Padre. E oggi vogliamo ricordare proprio questo passaggio di vita in vita. E al termine della celebrazione, poco prima della benedizione, ripercorreremo i momenti salienti di questo suo passaggio da questa vita all'altra. Celebreremo il suo transito ripercorrendo il vivo racconto di chi ha vissuto con lei quei momenti importanti della sua vita terrena. Alcune considerazioni che desumo stesso dalla narrazione dei suoi contemporanei. Voi conoscete bene la storia di Teresa e saprete senz'altro che quando ormai la sua malattia incalzava e ormai i giorni rimanevano pochi per lei, molte persone andavano a farle visita, quasi a volerla salutare, vederla per l'ultima volta prima di questo distacco. E ogni qualvolta le domandavano come stesse, la salute, quanti problemi le provocasse, la sua risposta era sempre la stessa. Io sto bene. Sto bene. Questa risposta, che di per sé potrebbe sembrare la risposta semplice di chi non vuol far preoccupare il prossimo, collocava esattamente la spiritualità di questa persona accanto al suo Signore. Sto bene. È il luogo della croce, è il luogo della sofferenza. Io sto bene perché sto in questo momento accanto al mio Signore crocifisso. Condivido con Lui la stessa sofferenza, la stessa agonia, la stessa angoscia, la stessa tristezza, perché è la stessa prova, sono crocifissa con Lui. E qui sto bene, perché è il mio posto. L'ho scelto quando ho detto al Signore il mio sì, quel sì che mi lega a Lui per sempre e mi ha fatto sua sposa. Voglio condividere tutto con Gesù. E per condividere la gloria, il trionfo, il premio, l'eternità, so che devo passare attraverso la prova, attraverso la sofferenza, so che devo bere il calice amaro e lo voglio bere. Perciò Teresa dice a tutti, io sto bene, per non far preoccupare le persone care e per annunciare a quelle persone che davvero il santo deve passare attraverso il crogiolo della purificazione della prova, deve passare attraverso la donazione di se stessa, attraverso il martirio della croce, per poter arrivare alla gloria della risurrezione. Sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, scrive San Paolo. E Teresa sente nella sua carne, nella sua sofferenza, nel mentre consuma quegli ultimi attimi, nel cuore della sua agonia, sente la vicinanza amorevole del suo sposo crocifisso e gode della sua vicinanza. Una sofferenza che si unisce alla gioia e alla speranza e al desiderio di vedere presto lo sposo. Una prima considerazione. Un'altra considerazione, voi sapete che nel dialogo spirituale che ebbe con il suo confessore padre spirituale chiese che fossero nascosti tutti i suoi strumenti di penitenza, che fosse trattata con delicatezza anche nel suo corpo virginale, non voleva essere toccata, perché voleva rendere omaggio alla verginità, alla purezza fino in fondo e voleva essere umile anche dopo la morte, rimanere segreta, nascosta. Non voleva che la gente un domani vedesse le lodi, perché la sua eredità era il Signore. Quale grande insegnamento anche per noi. Quale grande insegnamento che tante volte cerchiamo la vanagloria di questo mondo, cerchiamo l'incenso di questo mondo, i complimenti, e ci vantiamo di quelle piccole cose. Sembra non troviamo pace se non c'è anche un tornaconto di interesse personale. E invece i santi ci insegnano di quanto sia solo Dio l'essenziale che essi cercano. Tu, Signore, sei la mia eredità.
San Francesco scriveva: non sei la mia ricchezza a sufficienza, non voglio altro, non ho bisogno di niente. Io sono uscito nudo e torno nudo nel braccio di mio padre, perché è lui la mia ricchezza. Ecco chi è il santo allora, uno che non cerca la gloria di questo mondo, ma cerca solo la gloria del suo Signore. Vuol rimanere umile e nascondersi. Sembra quella espressione di Giovanni Battista: io devo diminuire, lui deve crescere, io sparire. Se fosse possibile vorrei cancellare anche il mio nome agli occhi degli uomini, perché so che il mio nome è scritto nel cuore stesso di Dio e a me questo basta. Mi rallegro perché il mio nome lo conosce il Signore. E tutto quello che ho fatto in vita, anche le mie penitenze, le mie sofferenze volontarie, le mie scelte importanti di austerità, non le ho fatte per la gloria di questo mondo e neanche perché un giorno qualcuno avrebbe parlato di me, ma l'ho fatto per il mio Signore. E da Lui, solo da Lui, mi aspetto la ricompensa. Questo è quello che ci dice Teresa. Teresa si aspettava in quel momento sublime della sua morte, si aspettava il Signore come eredità, il Signore come ricompensa. Io quante volte, e forse anche noi dovremmo farlo un po' di più, pensare che il Signore è la nostra unica eredità, la nostra unica grande ricchezza. Perché cerchiamo le consolazioni di questa vita? Perché cerchiamo il potere, l'importanza? Perché vogliamo essere qualcuno in questo mondo, quando noi già siamo qualcuno per colui che ci ha creato? E Lui altro non aspetta per stringerci a sé in un abbraccio eterno, eterno come è eterno l'amore.